Appuntamento a Sant'Angelo di Celle per la tradizionale festa del grano con il Memorial Federico Panfili, giunto alla settima edizione, nono trofeo San Michele Arcangelo e nono trofeo festa del grano. Organizzazione curata da Nestor Sea Marsciano, categoria esordienti del primo e secondo anno. E qui siamo al cimitero di Sant'Angelo di Celle per dare il giusto saluto a Federico Panfili, questo ragazzo scomparso tragicamente in un incidente che ogni anno viene ricordato così. Don Gino Ciacci dà la benedizione ai ragazzi e alla ragazza quest'anno che portano i fiori per Federico Panfili e per dare così il via a questa manifestazione. Campionato regionale, e intanto c'è chi, stanco e stravolto da questo caldo di giugno, si abbandona nel camper per tirare un piccolo respiro di sollievo. È caldo, tanto caldo a Sant'Angelo di Celle, fa davvero caldo sulla pianura di Deruta. Ma c'è in palio il campionato regionale da assegnare, le maglie per la categoria uomini e per la categoria donne, esordienti primo e secondo anno. E quindi partiamo con l'organizzazione, come abbiamo detto, curata dalla Nestor Sea Marsciano, la preziosa collaborazione della Prologo per la festa del grano, per questo appuntamento che non manca mai, una volta categoria esordienti, una volta categoria allievi, ma che dà sempre un ottimo spettacolo. Percorso basso che da Sant'Angelo di Celle gira per la discoteca, il vecchio Bill Odeon Club, oggi si chiama Egizia, ma tutti lo ricordano con questo nome, poi si volta per Fanciullata e si ritorna nuovamente sulla strada marcianese che riporta a Sant'Angelo di Celle. Ci sono due attraversamenti ferroviari, si raccomanda la puntualità da parte degli organizzatori perché i tempi siano giusti e non ci sia il problema del passaggio del treno, problema che per il momento non c'è stato. E cominciamo dunque dal primo anno, dalla categoria degli esordienti, dalla ultima gara, quella che abbiamo seguito a Mogaiana di Gubbio. Ce ne sono di ragazzini che si sono messi ben in evidenza, a cominciare da Eddie Damiani, che ha vinto nella sua Mogaiana con i colori della Gubbio Ciclismo Mogaiana, e poi a Burocchi, a Giordano Burocchi, altro egubino, ma dell'altra società, gli amici del pedale di Gubbio, che potrebbe avere l'intenzione di mettersi in evidenza e di poter guadagnare la maglia di campione regionale. Eccolo qua con il numero 74, Giordano Burocchi. E poi c'è tra i protagonisti annunciati, a sorpresa, potrebbe esserci anche Giulio Gubbiotti, che corre con i colori bianco-azzurri della Nestor Sea Marsciano, che sta crescendo e che potrebbe davvero rientrare nel gruppo dei protagonisti. È un circuito piuttosto breve, piuttosto corto, da fare ci sono 32 chilometri, percorso da ripetere per 6 volte con strade in buone condizioni. Un po' difficili da sistemare le situazioni verso la parte bassa del tracciato con i due attraversamenti ferroviari e con un paio di gobbe che vengono messe per frenare un po' la velocità delle auto, del traffico quotidiano, però per il resto ci sembrano strade in buone condizioni. Grande lavoro svolto dagli amici della Nestor Sea Marsciano e soprattutto dalla Proloco che organizza la festa del grano, la festa che richiama sempre tantissimi appassionati, tantissimi curiosi, tantissimi visitatori e buongustai, per rivivere quello che è il mito della trebbiatura, o se vogliamo dire della battitura di tempi passati. Una giornata di pieno sole, come abbiamo detto, temperatura alta, ci sono tante gare in giro per l'Italia centrale.
però di concorrenti ce ne sono abbastanza, squadre che arrivano da lontano come l'Olimpia Valdarnese, come il Pedale Senese, come il Club Corridonia, che sono venuti a dare manforte a questa manifestazione, come il Pedale Mancianese. Avete visto la maglia della Magis di Gualdo Tadino, una maglia senza sponsor che ricorda il ciclismo di altri tempi. Lodevole l'iniziativa della Magis, ne parlavamo proprio a termine della gara, questa volontà di rinunciare agli sponsor. Avete visto anche la Noemi Nucciarelli, che era impegnata a tirare rapporto più grande di quello che è abituata a fare, la spronavamo proprio dal bordo della motocicletta per andare ancora più forte. E vedete che durante questi 32 chilometri c'è possibilità di parlare con tutti i ragazzi, a sapere come vanno le cose, quello che fanno, quando ci sarà la volata, il traguardo volante, chiedono un po'. Ad accompagnarci in questo viaggio per seguire gli esordienti del primo e del secondo anno c'è Ciacci, che ci dà una mano con la sua moto a poter fare le riprese. Tutto serve, tutto aiuta perché le cose siano migliori e siano più interessanti. Problema per passare le borracce, non c'è un pezzo di salita dove ci si può rallentare, si prende comunque la borraccia al volo. Con il numero 60, la Alessandra Cecchini, che anche lei punta a questo campionato di esordienti primo anno con la maglia della Nestor Sea Marciano, se la dovrà vedere con la Maria Peluso, numero 71 per la Maria Peluso, che corre per i colori della Bovara Cycling Team. La Alessandra Cecchini corre invece con il numero 60. C'è anche Alice Rossini con il numero 92, che corre per il Club Corridonia. Sofia Graziani è la compagna di squadra. E poi c'è anche la Aaron Marretti del Pedale Mancianese con Noemi Nucciarelli. La Marretti numero 88, la Noemi Nucciarelli con il numero 57. Giordano Burocchi numero 74, se lo gioca il campionato regionale in questa occasione, sa che può arrivare a quella maglia, ci si è messo d'impegno in questa stagione, certo che corre da solo e di fronte c'è la squadra forte e compatta della Gubbio Ciclismo Mogaiana, e soprattutto c'è un ritrovato Eddy Damiani che in volata sembra sempre più forte e sempre più capace di dire la sua. Le squadre della nostra regione con la maglia bianca, gialla, rossa e nera sono quelli della Bovara Cycling Team, con la maglia azzurra e bianca quelli della Nestor Sea Marciano, la maglia gialla, come vedete adesso in questo momento inquadrato il numero 80 Eddy Damiani, con i colori rosso e blu quelli della Gubbio Ciclismo Mogaiana. Per quanto riguarda il Foligno è un colore verde brillante e azzurro molto simile con i colori della Gubbio Ciclismo Mogaiana, anche se è un verde diverso con un celeste. Eccolo qua, il numero 74 è Giordano Burocchi, vedete il colore della maglia del Gubbio, degli amici del pedale di Gubbio. Con l'84 Olimpia Valdarnese che va all'attacco, si vanno delineando un po' le situazioni, non c'è nessuna volontà di scappare via e di andarsene per poter lanciare la volata, si pedala con lena e con attenzione per poi riandare con molta tranquillità, ma siamo arrivati all'ultimo giro, noi ci spostiamo per andare insieme al nostro Gigi Ciacci con la volata, che è qui sul rettilineo di Sant'Angelo di Celle, con in testa Federico Corvini della Scatta e dietro c'è Eddy Damiani. Corvini vince, Damiani è campione regionale, e così è andata a finire con Federico Corvini della SCAT che vince con il numero 82 davanti Eddy Damiani della Gubbio Ciclismo Mogaiana, il terzo posto per Giordano Burocchi.
Finisce dunque con la maglia ad Eddy Damiani del Gubbio Ciclismo Mocaiana, che precede Giordano Burocchi, amici del pedale di Gubbio. Quarto è Giulio Gubbiotti della Nestor Ossea Marciano. Quinto David Corti dell'Olimpia e sesto è Federico Rosati della Nestor Ossea Marciano. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco.